prima che inizi il video vi avverto, l'audio dopo la caduta diciamo un po' pesante, può dar un po' fastidio. Vi spiego un attimo in breve cosa è successo. In poche parole, il benzo si è cappottato, si è ribaltato. Giulio l'ha tenuta, non so come, ma non sono riuscito a fermarmi. Ho praticamente, sono volato sopra le pietre, sono fatto un taglietto qua al gomito, poi gonfiato fra l'altro, ho tirato una bella botta anche sul fianco sinistro. Spero non sia nulla di grave. Dai ragazzi, ci aggiorneremo nei prossimi video. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Sono con Giulio e Lorenzo e per la prima volta dopo un sacco di tempo andremo in un percorso diverso. Andremo a fare la 401 e però prima di continuare con il video cosa devono fare? Poi? E andatemi a seguire su Instagram perché pubblico un sacco di storie. Ci fermiamo in qualche punto carino da riprendere da fuori. Prossimo video vedrete il back check della bici di Matteo. È un tutorial su come registrare un edit per Instagram. Dato che lo devo registrare oggi ma abbiamo cambiato programma, quindi GoPro sul casco e gas. Sono con la Jant Trans di mio fratello perché ho la YT dal meccanico. Partiamo con questo percorso, non so com'è. Iniziamo bene. Ci devo un po' prendere la mano con questa bici. Ecco. C'ho l'aria sui freni. Mi sono fatto male. Iniziamo bene. Che hai fatto? Grazie. Ce l'hai brucole? Ma sì, no, tranquillo, posso mettere. Siamo in cerca della prima linea da prendere. È un bel ripidino. Salito Lorenzo per provare la linea e la linea che vuole fare non è altro che passare sopra questa roccia e allargare tutto a sinistra per poi chiudere la curva e tagliare a destra. La linea che propongo io è passare sopra la roccia. Ci troviamo questo tratto dritto per dritto e da qua andiamo a chiudere la curva a destra. Vediamo quale linea è più efficace e vai. Ok, ci siamo. Provo la linea che dicevo, ovviamente l'ho provato allora. Sì, molto meglio. Tutt'altra cosa secondo me. Provo il benzo, provo la mia linea, vediamo. Bene, ha provato sia la sua linea che la mia e siamo venuti a capo che la mia linea è meglio, tagli dritto per dritto, è più veloce. E dai, ora mi metto la GoPro sul casco, almeno riprendiamo un po' Lorenzo da dietro e ci fermiamo come sempre in qualche punto carino da riprendere. Altro passaggio molto bello da riprendere. Qua direi che non c'è dubbio sulla linea da scegliere. La linea interna si taglia là sopra e sarebbe anche figo da riuscire a anticipare qua. Però un piccolo anticipo in modo tale da trovare il taglio dritto per dritto e si va. Sì. Si va a tagliare qua sopra così. Esatto, là tagliato, posso fare la curva. Perfetto. Anticipo un po'. Vai, qua taglia. Bello cazzo. Ora basta video da fuori per me perché tanto è inutile, non, la bici non mi frena, anche i pedali sono finiti, pinna, non ci sono più. Quindi seguo Giulio, gli faccio un po' di video a loro da fuori e io mi accontento di avere qualche clip dal casco. Vai! Oddio! Oh, non prendo, non prendo, non prendo, non prendo, porco! Non prendo un cazzo!
Vado ad anticipare. Si riparte. Dio, se c'avevo la capra oggi, ragazzi, mi divertivo un botto. Però vabbè, ci stanno anche queste uscite così. Se oggi me ne stavo sdraiato sul divano, non facevo un soldo di danno. Si riparte. Spero che la GoPro è messa bene. Ragazzi, sotto nei commenti fatemi sapere se questo sentiero vi piace oppure no. Merda, figo, figata, e la Madonna, no, no, non per dire nulla, ma fortuna che abbiamo deciso di fare questo percorso, perché nell'altro sarei morto. Il freno anteriore pieno d'aria. Ragazzi, sto tirando il freno, cioè io mi dovete aspettare un po', però cioè non... porco, no, porco, porco, raga, com'è qua, com'è? Io non voglio guardare. È a bianco, un pezzetto bianco. Bene, da questo momento in poi ho deciso di interrompere i video, appunto perché l'impatto sulla roccia è stato veramente forte. In quel momento ho avuto paura, ero carico di adrenalina e nulla. Spero lo stesso vi sia piaciuto il video, anche se un po' più corto del solito. Noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale e non cartellate come me. Ciao.